Buon pomeriggio a tutti, siamo insieme a Gianmarco Fumasoli Buongiorno. per l'uscita di Samuel Stern, perché siamo arrivati agli sgoccioli. Venerdì esce, 29. 29 novembre, esce Samuel Stern, il primo numero. Perché proprio venerdì 29 novembre? C'è una è una data particolare o tempi di produzione hanno portato a decidere Guarda, il 29? diciamo che il periodo nasce perché inizialmente ci avevano detto che il momento migliore per far uscire in edicola determinati prodotti era ottobre-novembre, febbraio-marzo. Ci sono delle regole per cui si sta lontani da certe, dall'estate, per esempio, no? Da un certo tipo di periodo dell'anno che implica un allontanamento dalle edicole per poi poter creare una statistica con i numeri che effettivamente rappresentano quello che Samuel potrebbe vendere. Quindi ottobre-novembre era il periodo migliore. Perché fine novembre? Perché l'idea che avevamo era quella di, al di là del fatto di sostenere le edicole, quindi di non portarlo nemmeno in fiera, no? Samuel, a Lucca, che c'è stata tra fine ottobre e primi di novembre. Però cosa succede in questo periodo? Le case editrici, quando arrivano a Lucca, preparano una fortissima campagna pubblicitaria per tutti i prodotti, che riprende per quelle che vengono chiamate le strenne natalizie sotto il periodo di Natale. Noi volevamo approfittare di questo mese che intercorre fra i due periodi caldi per fare in modo che Samuel potesse avere una vetrina ancora più importante di quella che è stata fino ad oggi. In questo momento, la pubblicità, battente che stiamo facendo, ha poca concorrenza in qualche modo, perché ci siamo solamente noi. Quindi l'obiettivo era novembre, fine novembre, proprio per avere questo mese di passaggio per permetterci di avere un po' di via libera maggiore rispetto a quello che avremmo potuto avere uscendo 20 giorni prima o 20 giorni dopo. Samuel Stern come canale di distribuzione principale hai scelto le edicole in un periodo in cui le edicole stanno soffrendo tanto. Perché? Allora, io sono astemio e non sono mai stato in un'enoteca. Se domani però mi dicessero che uno dei prodotti che io aspetto di più da tanto tempo, a prescindere da quale prodotto sia, si trova in enoteca, probabilmente io lo andrei a comprare in enoteca. Quindi non è tanto. Le edicole sono capillari, sono tante, oltre a rappresentare un patrimonio culturale italiano enorme, tu scendi sotto casa e hai un'edicola. Oggi la società è talmente fluida, talmente rapida che una cosa nuova o la trovi subito o potresti anche dimenticarti di cercarla. È vero che le edicole stanno soffrendo, ma è anche vero che secondo me, un po' per cultura, un po' per tempi che cambiano, un po' per necessità di produzione, difficilmente oggi arrivano prodotti adatti alle edicole. Io magari mando il quotidiano e c'è chi ormai lo legge online e mando un tipo di fumetto che non è più il fumetto adatto a quel punto vendita. E quindi si parla tanto di crisi delle edicole, che sicuramente è legata a questo, si parla anche di crisi del prodotto da edicola. Però detto tra di noi, chi parla di crisi del prodotto da edicola prosegue a mandare quel prodotto in edicola. E quindi c'è qualcosa che non va. Se io continuo a essere bombardato di quel tipo di fumetto in edicola, ogni volta che vado c'è un numero nuovo e poi mi dici che le edicole stanno morendo, o dici qualcosa di non esatto, oppure c'è qualche cosa che comunque non quadra. È chiaro che andare in edicola implica un certo investimento abbastanza importante, perché appunto le edicole sono 26.000 punti vendita circa in tutta Italia. Però è anche vero che secondo me oggi si tende molto a dire: ok, c'è un problema, la prima cosa che faccio è guardare da che parte io posso scappare per risolvere il problema dal mio punto di vista. E si pensa sempre poco a chi è coinvolto poi in quel problema. Secondo me uno dei motivi, una delle possibilità per risolvere la crisi delle edicole è dare fiducia alle edicole, è produrre un certo tipo di materiale che possa essere adatto a quel punto vendita, come lo è stato per anni e lo è tuttora. E speriamo che questa cosa ci dia ragione. Allora, Samuel Stern arriva in edicola e Sì. sicuramente verrà posizionato anche accanto a Dylan Dog.
Non hai un po' timore che magari vengano confusi i due? Perché ma Samuel Stern è diverso da Dylan Dog. È diverso è un da prodotto Dylan diverso. Dog. Però guarda, io in molti mi dicono l'avversario di Dylan Dog, l'alternativa a Dylan Dog. Se noi stessimo proponendo la Bugsmobile, che ne so, 15.000-20.000 euro al posto di una BMW, io ti direi ok. Ma se tu hai 3,90 € per comprare Dylan Dog, secondo me ne puoi avere anche 3,50 € per comprare Samuel Stern. Quindi non è per forza di cose un'alternativa, no? In edicola manca l'horror e c'è tanta gente che cerca l'horror a fumetti, un certo tipo di horror. I cambiamenti che ha subito Dylan Dog nell'ultimo periodo lo hanno spinto ad avere sicuramente dei lettori appassionati a questo tipo di narrazione e qualcuno che invece cerca anche altro. L'idea sarebbe di provare a offrire un certo un personaggio differente al pubblico che cerca l'horror in edicola. E quindi potrebbero benissimo comprarli entrambi, no? Non è un grosso problema. Essere confusi, sì, fino a un certo punto, sì. Però, insomma, vorrebbe dire anche che andando a scegliere hanno modo di valutare anche meglio la nostra produzione, il nostro prodotto, fondamentalmente. Quindi le differenze tra Dylan Dog e Samuel Stern. Adesso parliamo proprio del personaggio di Samuel Stern. Parliamo del personaggio. Chi è? Che cosa fa? Samuel Stern è un demonologo. È un demonologo che ha una sorta di sensibilità rispetto a quello che è l'oscurità che è dentro gli esseri umani. Io e Massimiliano Filadoro, che è il curatore della serie, abbiamo riscritto la mitologia, e la demonologia che ruotano attorno al cuore delle storie di Samuel Stern. Nel mondo di Samuel Stern i demoni sono figli dell'uomo, nascono dall'ombra, non c'è una possessione che arriva dall'esterno, ma quando l'ombra dentro di te si sviluppa a tal punto da non poter più contenerla, nasce un demone. Samuel Stern affronta questi problemi, li affronta da vari punti di vista. Sicuramente affronta la malattia e sicuramente affronta il malato in tempi e modalità differenti. I punti in comune con Dylan Dog sono solamente il genere, un horror fondamentalmente, però in un contesto specifico come le edicole, dove la produzione ongoing di un certo tipo di fumetto è limitatissima ed è praticamente a totale appannaggio della Bonelli da anni, portare una serie continuativa in edicola horror per forza di cose ci fa vedere come l'antagonista o il rivale di Dylan Dog. In realtà è semplicemente un fumetto horror che ha quel formato e che esce in edicola. Non ha nulla a che vedere con Dylan Dog. Al di là del fatto che appunto ecco, è un horror. Il progetto di Samuel Stern come nasce? Come ti è venuto in mente di tirare fuori un personaggio simile a Samuel Stern? Fermo restando che la nostra narrazione, per quello che riguarda, adesso ci stiamo aprendo alle graphic novel, ma tutto quello che ha tenuto in piedi Bugs Comics fino ad oggi sono le riviste contenitrici, le riviste antologiche. Quel tipo di racconto è già di per sé un racconto adatto alle edicole. Infatti io credo che quelle riviste ristampate in un formato e con un prezzo e una foliazione adatta alle edicole possono tranquillamente essere vendute in quei punti vendita. Quindi già noi cercavamo di andare verso uno storytelling, verso un modo di raccontare che si adattasse a quel tipo di mercato. Samuel Stern nasce da lì, nasce dalla nostra passione per l'horror, la nostra prima produzione che tuttora va avanti, stiamo lavorando al numero 10, è Mostri. Quindi fare un horror e voler allargarci come mercato era la diretta conseguenza di questa passione. Nei nostri obiettivi c'è quello di cercare di coprire a 360 gradi tutti quelli che sono gli aspetti della produzione, della realizzazione del fumetto in Italia. Quindi fumetterie e librerie di varia, insegnamento con la Bugs Academy, edicole. Di conseguenza, unendo questi due fattori, era naturale pensare di portare un horror da edicola. Samuel nasce... Rivelazione, Samuel prima si chiamava Sebastian Stern fino a 2 anni e mezzo fa, poi è diventato Samuel per tutta una serie di motivazioni anche narrative che poi si scopriranno nel corso dei vari numeri. E, nasce un paio di anni e mezzo fa, quasi 3, per la voglia di raccontare l'horror in edicola con un personaggio seriale. E poi diventa quello che è, una volta che con Massimiliano ci siamo messi a tavolino ormai un paio di anni fa e abbiamo deciso di far partire
questo progetto. Diciamo che Samuel rappresenta quello che noi vorremmo, perché noi siamo lettori in primis, perché fare fumetti è uno di quei mestieri che scegli, no? Non capi, che fai nella vita? Che è capitato, faccio fumetti. È un po' come lavorare nel cinema, cioè sono scelte che tu fai. E quindi Samuel rappresenta nient'altro che la conseguenza di questa scelta e quello che noi vorremmo leggere in edicola, su un fumetto. Ecco, leggeremo quindi un ragazzo, perché Samuel è un ragazzo giovane. Sì, 38 anni. 38 anni, 37 dai. 37 o 38 anni, sì. Possiamo dire che sia giovane. Sì, sì, sì. Leggeremo questo ragazzo che combatte i demoni, ma che in realtà manda un messaggio principale. Cioè, se noi esseri umani non usciamo dalla nostra ombra demoniaca, non possiamo essere salvati. È sbagliato? No, no, non è sbagliato. Diciamo che oggi quello che noi volevamo fare con Samuel, attraverso il modo in cui andiamo a raccontare Samuel, è parlare alle persone di oggi, non alle persone degli anni Ottanta. Oggi mi viene da ridere, perché se bussasse a casa mia, a casa di mia madre, uno zombie, probabilmente lei col mattarello da cucina saprebbe che gli deve dare una botta in testa e farlo fuori. Il senso è che siamo tutti abituati ormai a combattere quelli che sono i mostri fisici, no? Che rappresentavano le nostre paure, il consumismo degli anni 80 e degli anni 90. Quello che vogliamo fare con Samuel è raccontare le paure di oggi. Uno degli aspetti delle paure di oggi, per collegarmi a quello che hai detto tu, è qualcosa che nasce da dentro di noi e che lo zombie è uno step successivo alla morte, cioè noi moriamo, diventiamo morti viventi e quindi è quello che ci spaventa, ma è qualcosa che avviene quando non abbiamo più consapevolezza di quello che avviene. Le possessioni demoniache fanno in modo che noi siamo noi stessi e contemporaneamente qualcun altro. E quando quel qualcun altro nasce da dentro di noi, ci mette per forza di cose davanti a uno specchio. Oggi noi siamo accusatori e accusati contemporaneamente, perché diamo la colpa di quello che ci accade ad altri gruppi di persone. È colpa degli stranieri, è colpa dei politici, è colpa di quello, è colpa di quell'altro. Ma nel frattempo, più o meno consapevolmente, noi siamo la colpa che viene vista attraverso gli occhi di altre persone. E nessuno di noi pensa che gli errori, il male, in qualche modo potrebbe nascere da noi. Il fatto di farlo nascere dalla nostra ombra rende ognuno di noi consapevole che forse dentro di noi, se non stiamo attenti, c'è qualcosa che non va. E quindi questo fa scopa con quelli che sono un pochettino le paure, le ansie della nostra società, di conseguenza quelli che si trasformano nei demoni di Samuel Stern. Samuel Stern, il fumetto vi aspetta nelle edicole il 29 novembre. 29 novembre. Però sì. Noi l'11 di dicembre abbiamo un appuntamento particolare alla Cart Gallery, perché sì, c'è una mostra dedicata interamente a Samuel Stern. Sì, la mostra curata da Adriana Farina, con un bellissimo catalogo realizzato da Paolo Altibrandi. Si chiama Samuel Stern e i suoi demoni. Mostra la rappresentazione dei demoni di Samuel Stern attraverso le illustrazioni di 32 autori, molti che lavorano a Samuel, altri che non lavorano e che comunque fanno parte del nostro mondo, del mondo Bugs Comics, che hanno diciamo, espresso la loro visione su carta di quelli che sono i demoni di Samuel Stern. Quindi c'è questa mostra di illustrazioni, sono 32 pezzi, e approfittiamo di questo evento per appunto fare una presentazione nella capitale ufficiale di Samuel Stern. L'11 dicembre dalle 18, cioè il vernissage, questo termine un po' quindi, per quelli che parlano bene. Quindi vi aspettiamo tutti nelle edicole il 29 novembre, mentre vi aspettiamo alla Car Gallery l'11 dicembre. Grazie Gianmarco Fumasoli. Grazie a te. E in bocca al lupo per Samuel Stern. Crepi, grazie.